Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto della registrazione audio di una nuova udienza del processo al Clan Alfieri. L'udienza si è tenuta giovedì 27 ottobre del 1994 a Napoli. In questa udienza ascolteremo il confronto tra il collaboratore di giustizia Domenico Cuomo e Giuseppe Autorino. La registrazione audio è stata presa dal sito di Radio Radicale e fa parte dell'archivio di Radio Radicale. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo la registrazione audio. L'udienza si procede al confronto fra Cuomo Domenico e Autorino Giuseppe secondo quanto già disposto. Quindi l'Autorino si può avvicinare, il Cuomo deve entrare in aula. Di fiducia e mi costituisco per il signor Cuomo Domenico. Sì, dica. Tutto qui, mi volevo costituire. Sì, infatti non l'avevo individuata con esattezza, per cui l'avrei indicata subito nel verbale. La ringrazio. Quindi si dà atto che è presente il difensore di fiducia del Cuomo. Chiediamo a Torino. Lei ha davanti questa persona che si chiama Cuomo Domenico, la conosce? Signor Presidente, qua si parla di una decina di anni fa, a che diciamo, l'ho intravisto a casa. Ecco. Dove l'ha intravisto? A casa mia. A casa sua, ed è venuto, com'è che si è trovato a venire a casa sua? Non lo so, parlava con Carmine, non lo so. È venuto con Carmine? Parlava con Carmine Alfieri. L'ha portato Alfieri? No, non lo so con chi è venuto, vedi. Le ha parlato, quando ha deposto all'udienza nella quale venne sentito innanzi a questo tribunale, di un incontro di presentazione con Alfieri? Sì. In cui erano presenti, le ha detto, Matrone, Autorino, Cesarano, Galasso, Ruocco e Sepe. Sì, il microfono più vicino. Cortesemente, il microfono si deve un po' da sotto, si deve un po' avvicinare. Lei conferma che ci fu questo incontro? Sì. Che cosa avvenne nel corso di questo incontro? Ah, discutevamo delle, non so, di qualche omicidio che doveva avvenire. No, prima ancora, le ha parlato di un incontro di presentazione. Con loro in prima. In cui sarebbero state presenti tutte queste persone, lei sarebbe stato presentato ad Alfieri. Ma questo è avvenuto diverse volte, ci abbiamo incontrato con Alfieri. Non solo se parliamo dalle origini. Dall'origine? La presentazione con Alfieri. Ma questo è avvenuto nell'anno 82. Non discuto dell'anno, sì. Infatti partiamo dai fatti più antichi, sì. E poi passiamo ai fatti più recenti. Sì. Dunque, allora che cosa è successo? È successo, abbiamo fatto delle riunioni, mi hanno presentato Alfieri, Autorino. Chi l'ha presentato ad Alfieri? A me Cesarano Ferdinando. Cesarano Ferdinando. Quando è stato presentato chi c'era? Ma all'epoca ci sono state diverse persone, sia Autorino Giuseppe, sia Giuseppe Ruocco. Quando lei è stato presentato al Fieri chi c'era? La prima volta? La prima volta Autorino Giuseppe, Peppe Ruocco, degli altri amici nostri. E lei è stato presentato da Cesarano? Sì. Cesarano e altri amici miei. Cioè l'ha accreditata, ha parlato delle sue capacità, che cosa l'oggetto dell'incontro, a che cosa ha avuto? Un incontro che mi hanno portato ad Alfieri, perché io già avevo incominciato a fare qualcosa con Cesarani ed altri amici miei, e mi hanno portato a conoscere Alfieri. Le ricorda questo incontro? No, signor Presidente, non è che non lo ricordo, io Cesarani non lo conosco, e appunto perciò sono delle bugie, questo matrone non lo conosco. Ma quando Cesarano avrebbe portato Cuomo ad Alfieri, lei c'era davanti, c'era presente. Ma non lo so se si sono visto loro con Alfieri, ma io non c'ero davanti. Ecco. Quindi non ha visto questa presentazione. Dunque, lei ha parlato del gruppo di Nola, di Piazzolla di Nola, sì. E ha detto che Autorino
faceva parte di questo gruppo? Sì. Lo conferma? Sì. Lei che conoscenza ha con Antorino? Degli omicidi, di che no, cosa? Gli omicidi ne parliamo dopo. Conoscenza personale, attività fatte assieme? Ma attività assieme con Torino, attività lavorative, niente, nessuna attività. Frequentazione, da quando? Sì, frequentiamo quasi tutti i giorni con Torino. Da quando lo conosce? Ma fino a 82, inizio 83, fino a metà dell'82. È stato un rapporto continuativo, intenso, abituale? Sì, continuativo, abituale. Sì, finché è avvenuto il mio arresto. Lei quando è stato arrestato? 91, 1 febbraio 91. Quindi in questi 9 anni ha avuto rapporti continuativi, sì, con la Torino? Sì. Dove lo vedeva? A casa sua, a casa di Alfieri, sempre a Piazzolla di Nola, a Saviano, queste zone qua, zone loro. Vi incontravate per caso, vi davate appuntamenti? Sì, anche qualche appuntamento, quando doveva avvenire qualcosa ci davamo degli appuntamenti, ma ci vedevamo quasi tutte le sere con Torino Giuseppe, con Alfieri Carli. Che cosa? Avuto... Cenavate tutte le sere con me? Sì. E quando hai cenato? No, ha detto, stavamo assieme tutte le sere, quasi tutte le sere. Ma non lo so, forse stavo con Alfieri, ma non con me però. Ma anche con voi, signor Cipì. No, signor Cuomo, non esiste. Sì. Voi non ricordate bene, ma, forse, questa cosa. Cipì Nautori, sì, invece è vero, tutte le sere. Invece sono bugie, signor Presidente. Va bene, sono bugie. Ma lei se lo ricorda? Io, vedete, all'epoca, adesso vedendolo un po' così, perché io lo vidi per televisione e non lo conobbi. Per televisione, non lo visto, c'è più. Ho capito. Per televisione. Per televisione? Sì, sì, certo. Se noi ci veniamo tutte le sere a casa tua. Ma quale te sei? Tutte le sere a casa di Gennaro, scusa, tutte le sere. Tu una parola. Ma tutte le sere. Gennaro? A casa da bypass tutte le sere, che vuoi più? Chi è su bypass? Lo conosci bene, ho un barriere che almeno c'è al fine. Ma io non conosco nessun bypass. Io lo conosco, come lo conosco io, lo conosco anche tu, anche lei, signor Cipino. No, io non conosco nessuno. Lo conosci bene, Cipino? Mi conosce troppo bene, donna. No, io non conosco, io vi ho visto sì e no 3-4 volte, vi ho intravisto, nemmeno visto. Ho capito. Quindi lei è andata pure a casa di Torino? Sì. La vuole descrivere, se la ricorda? La casa, ci sono due case, una casa vecchia e una casa nuova. E dove stanno queste case? Una sta a Piazzolla di Nola e un'altra sta a Saviano. La villa sta a Saviano, la casa nuova, e la casa vecchia sta... Casa vecchia, che stava in affitto un certo Gennaro, un costruttore, che ce l'aveva d'affitto. Lui, che abitava lui e la moglie. E lei è stata in tutte e due le case, se sì, le ricorda? Sì, sì. Come no? Erano case unifamiliari? Case che... in condominio, com'erano? È una casa, quella di Saviano, era una casa normale, una casa vecchia normale che viveva con la famiglia. E la villa era una villa grande che si era costruita ultimamente, non ho preciso, non ricordo, 88-89 se l'ha cominciato a costruire, 87, non ho preciso, non ricordo quando si è cominciato, ma la conosco bene la casa. Lei aveva queste due case? No, io avevo la casa vecchia, poi quando mi ho fatto, diciamo, in affitto, ecco, è vero. Però la casa nuova che l'ho fatto l'86, l'ho finita, e ci sono andato ad abitare, la vecchia non l'aveva più, signor Presidente. Chi gliel'ha affittata quella casa vecchia? Me la sono affittato io. E da chi se l'è affittata? Me l'ho affittata da un certo Castaldo, ecco. Come si chiama? Castaldo, il proprietario, diciamo, di questa abitazione. Di nome? Gennaro. Castaldo Gennaro, sì. E che cosa fa questo Castaldo? Ma mi sembra che è tranviere, lavora nelle linee tranvie. Passiamo agli omicidi di cui si è parlato. Lei ha detto, anzitutto in generale, di aver commesso con la Torino una serie numerosa di omicidi. Sì. Ha detto che anche quando tornò da Santo Domingo avete fatto altri omicidi assieme. Sì, sì, sì. E ha parlato addirittura di un numero di 30-40 omicidi fatti insieme. Va bene, più o meno, ma tutto quello che mi ricordo per il momento ce lo dico subito, la strage di Torre Annunziata. Cominciamo da prima, parliamo dell'omicidio Carnevale Grazioso. Sì. Lei ha detto che a questo omicidio ha partecipato lei insieme ad altri, fra sì, cui anche a Torino. Sì. Lo conferma? Sì, sempre, conferma sempre. Ma lei si ricorda che io non c'ero in quel periodo? Che stava nel settentrione almeno. Geppi, scusa, per me c'era all'epoca. Io c'ero? Sì. Ma signor Presidente, queste sono tutte bugie. Ricordati bene quando mi state da Luigi Romano, stava anche tu.
L'abbiamo sequestrato, sì, a Grazioso a Carnevale, quando sono partite dal calcestruzzo. Vabbè, io non so le dichiarazioni di altri banditi. Come? Vedete che è andato in contraddizione là. Va bene. E deve sempre dire quello che pensa, senza fare riferimento alle sue dichiarazioni, senza usare toni ironici. No, io sono nessuno così ironico. Cioè deve dire i fatti come sono, sì. Se deve confermare, conferma, se sì. Le deve modificare, li modifica. Quello che resta verbale, poi la sua dichiarazione, il tono ironico non viene verbalizzato, per cui lei deve dare la dichiarazione che è conforme, sì, a quello che lei ritiene sia vero. Ma a me. Ma non c'era tono ironico, per la verità, anzi, questi sono... Vabbè, molti. Comunque sull'omicidio Carnevale Grazioso lei non ne sa nulla. Non so niente. Poi si è parlato precedentemente... Vogliamo anche... far precisare qualche particolare dell'omicidio? Vuole riferire con quante macchine siete andati, con come si è svolto? Il fatto, qual è stato il ruolo specifico di Autorino in quella vicenda? Ma il ruolo di Autorino, all'epoca noi abbiamo sequestrato noi a Grazioso a Carnevale, io, Delli Paoli, Autorino, Cesarano Ferdinando, Giuseppe Oliveri, Del Gaudio Leopoldo, Giuseppe Ruc, Autorino e c'era Amoccia. Quindi a Torino è venuto con voi da Bitumbeto? Nella mia macchina no, un'altra macchina. Io, Laiolo e Cesarano. E con quale macchina sarebbe andato a Torino? Io con un Golf GT. E a Torino con chi stava? A Torino stavo con Giuseppe Ruocco. Con altra macchina con Giuseppe Ruocco stavo. Con Giuseppe Ruocco e chi altro? Come chi altro? Chi altro? Mica io e Giuseppe Rucca stavamo in quella macchina. Altre persone, stava Moccia, stava... Nella macchina mia? No, non ricordo preciso nella macchina tua chi ci stava, lei. E allora, come è andato l'omicidio? L'omicidio abbiamo sequestrato i fratelli Grazioso e l'abbiamo portato alla masseria di Nola di Saviano di Carmine Alfieri. Poi sono state interrogate fino quasi a tarda sera e abbiamo interrogato, sì. Io, Autorino, Carmine Alfieri, per sapere all'epoca sapere cosa? Volevamo sapere dove stava Pasquale Scotti. No. Abbiamo con la corda, abbiamo messo la corda, abbiamo affogato. Chi è che l'ha affogato? Io principalmente, stava anche Carmine Alfieri, Cesarano Ferdinando, Autorino. Autorino ha tirato la corda? Sì. E poi dopo sono morti sul colpo? No, mi sembra uno di loro non è morto sul colpo, abbiamo messo caricato in cofine della Renault 14 e in secondo momento Cesarano Ferdinando l'ha sparato un colpo alla testa. E dove sono stati portati i corpi? Vicino al castello di Raffaello Cutro. Perché? Per dare una dimostrazione a Raffaello Cutro. Le ricorda nulla? Chi l'ha portato a Ottaviano? Come? Chi l'ha portato a Ottaviano? Ce l'ha portato Ettore Miranda e Peppe Ruocco. Comunque, quante macchine eravate di questo? Quando abbiamo sequestrato? Sì, quando avete sequestrato, in tutti, quando eravate? Eravamo tre macchine sicure, sporche, e altre macchine pulite, o pulite o a doppione. Lei sa nulla di questo episodio? Io non so niente, non sa nulla. Presidente. Parliamo dell'attentato a Casillo. Le ha detto? Ma io dell'attentato di Casillo sono io andato, sì, a prendere solo delle, sì, A. Però ha detto che ha sentito quando i partecipanti sono tornati dal Fieri, sì, hanno riferito dell'operazione. Sì. Lei era presente quindi quando ha sentito? Sì, diverse volte sono stato presente. Quando coloro che hanno eseguito l'attentato sono tornati dal Fieri, sì, e gli hanno detto dell'esito dell'operazione, sì, lei era davanti, era presente? Sì, ma al momento che sono tornati io ero presente. E che cosa ha sentito? Chi è arrivato? Che cosa hanno detto? Ma all'epoca è arrivato Geppino Autorino, Cesarano Ferdinando, Gino Citarella, Peppe Ruocco. Che cosa hanno detto queste persone? Che non so, che quando è saltato in aria che cosa... Cioè sono andate dal Fieri, sì, e che cosa hanno detto? Hanno detto tutto a posto. Tutto a posto che cosa? Che Casillo aveva saltato in aria. Che loro avevano partecipato all'attentato? Sì.
Lei ricorda questo colloquio? Signor Presidente, ieri abbiamo avuto Galasso, no? Ma parliamo al quale di Galasso, oggi. Sì, d'accordo, però al quale Galasso dice che c'era lui, un certo Pecoraro, per vedere che non combaciano le dichiarazioni di queste persone, ecco. E lui non c'era, diciamo, non l'ha citato. Al che le dico, come sono bugiardi queste persone? No, io bugiardo non ci so, perché signor Pasquale Galasso a me diverse cose non mi ha chiamato proprio in causa. Senta, quando questo, diverse omicidi, ma queste sono cose vostre, io non lo so, queste sono cose vostre. Molte cose Galasso allora si dimentica. Senta, Cuomo, quando arrivarono queste persone che avevano commesso l'attentato? Sì. Lei stava con Alfieri, chi altro c'era con Alfieri? Ma stava... io ricordo che Pecoraro è venuto in secondo momento, non si è trovato in coppo posto quando loro hanno venuto, in secondo momento Pecoraro è arrivato alla masseria di Alfieri. E prima chi c'era? E stavo io, stava Laiola, non preciso, non ricordo altre persone che erano. Come sono tornati da Roma? Loro come sono tornati? Con la macchina di Citarelli. Che macchina era? All'epoca mi sembra che era un Mercedes. Perché erano tornati con la macchina di Citarella? Ma Citarella doveva fare il recupero. Lei lo conosce Citarella? No, non conosco questo Citarella, signora. Parliamo della fallita agguato a Cardito. Lei ha parlato di un agguato a Cardito ai danni di Pasquale Scotti. Sì. Vuole ricordare un po' l'episodio? Sì, come no. Abbiamo partito dalla masseria di... insomma, la vecchia casa di Geppino Autorino. Con le macchine, Antonio Moccio faceva da staffetta fino a Cardito. Abbiamo localizzato, vabbè, già era localizzata questa villa a Cardito. Chi l'aveva localizzata? La villa che aveva localizzata, i Mocci e quelle Andrea Di Livaoli. Sì, ma chi c'era quando vi siete recati presso la villa di Scotti? Ma io mi ho recato insieme a tutti loro, quando al momento che dovevamo fare la guardia. Sì. Chi erano tutti loro? Ma eravamo parecchio di noi, io, Laiolo, Pasquale Loreto, Felice Mallardo, Autorino Giuseppe, Peppe Rucco, Tonino Moccia, Angelo Moccia, Pasquale Galasso e qualche altra persona che per il momento non ricordo. E come avete organizzato? L'ho organizzato a casa di Autorino Giuseppe, la vecchia casa. Cioè siete partiti da dove? Dalla vecchia casa di Saviano di Geppino Autorino. Vi siete recati lì e che cosa è successo? Ci siamo recati lì al momento, ci stava Gaetano Mercuro anche, perché Gaetano Mercuro ha fatto una telefonata con dicendo che nella telefonata che aveva il numero della villa, con dicendo che dire che stava arrivando la polizia. Loro hanno sentito la telefonata che stava arrivando la polizia, sono scappate di casa. Loro quando sono scappate di casa, noi stavamo vicino, che erano tutte delle campagne, stavamo vicino proprio alla villa, abbiamo cominciato a sparare. E perché è fallito l'agguato? L'agguato è fallito perché io, come ricordo io all'epoca, per scuola Galasso incominciava a sparare per primo. Lei sa nulla di questo fatto? Non so niente di questo fatto. Conosce Pasquale Scotti? Sa no, chi era? No. Conosce le persone che ha indicato Cuomo, che si sarebbero recate in questo posto? No. Ha accolto queste persone a casa sua? Io non lo so, signor Presidente, gliel'ho sempre detto questo fatto di casa mia. È partito un gruppo di persone da casa sua? Ma no, io non ricordo queste cose, perché qua si parla di 12 anni fa, e venivano a volte a casa, che si vedevano con Alfieri, 7-8 persone, perché poi se ne andavano, non lo so. Non ha sentito parlare di spedizioni, di morte? No, questo non ho sentito parlare. Dunque... passando all'assalto alla tenuta di Nuvoletta, sì. Lei ha parlato di questo assalto, ha detto che c'era un gruppo numeroso, sì, che si è recato là, fra, sì, questi ha detto che c'era anche Autorino. Sì, Autorino stava in macchina con me, io, Autorino e Lailo Costantino. In secondo momento si è rotta una macchina per la strada, un BMW dei Bardellini, abbiamo caricato nella macchina nostra un altro casalese anche. Eravamo tre macchine e un'altra macchina, non ricordo bene, doppio uno rubato, come era che stavano. Erano quasi, cioè, quattro macchine. Da parte vostra quante macchine erano? La macchina mia, che macchina era? Da parte del vostro gruppo e poi da parte dei casalesi? La parte dei casalesi erano due macchine, da parte nostra erano altre due macchine.
Poi ha detto che a Torino era rimasto giù al cancello per vedere se... Insieme a me. Che cosa, cioè, ricordi a Torino che cosa sì. specificamente lui ha fatto? Lui a quell'epoca aveva un fucile, ce lo ricordo bene adesso proprio a Torino, aveva un fucile calibro 12 a canna lunga che non si poteva girare nella macchina. Io guidavo la macchina e lui si affianca a me. Lui non... Allora il fucile che era lungo non si poteva nemmeno girare. E là lui stava dietro a me, è un altro casalese. Abbiamo rimasto al cancello perché là, quando abbiamo arrivato, siamo arrivati a questa Poggio Vallesana, dovevano sparare Tonino Bardellino, Cesarano Ferdinando e Di Matteo Antonio, che conoscevano bene la Ciro Nuvoletto. Noi siamo rimasti io, lui, Pasquale Calasso, Lailo Costantino, vicino ai cancelli per guardare che c'erano. Appena che entrava dai Nuvoletti c'era una palazzina, se qualcuno sparava, non so, dalla finestra, da qualche posto. Noi guardavamo, avevamo tutto sotto controllo. No? Al ritorno, se ti ricordo, Geppino Torino, ha morto un'altra persona, che Giuseppe Rucca, ha sparato un proiettile di calibro 9 e ha ucciso quella persona davanti al bar. Se non ricordo bene si chiamava Squillante Salvatore. Ma questo lo sapete voi, però. Va bene. È inutile che mi dici se ricordi. Questo lo sapete voi, queste vabbè, cose. Io lo so io. Signor Presidente, io non so niente di questo fatto, vedete. Questa gente non c'è andata. Ma io non conosco né Bardellino, signor Presidente. Non conoscendo Bardellino, ma come faccio ad andare con questi a fare queste spedizioni? Sapeva dove c'era la casa di Nuvoletti. Ma no, non l'ho mai saputo. Non conosco Nuvoletti, non conosco Bardellino. Sono Torino, persone posso dire tutte una cosa? Posso dire una cosa? Autorino era proprio quello che avevi contatto con Casale di Principe, con Bardellino, lui direttamente. Dica allora di che cosa si trattava, che tipo di contatti erano? Ma con Bardellino? Sì. Con Bardellino aveva tutto, non so, si spostava sempre Autorino Giuseppe, qualunque volta si andava da Bardellino a parlare di qualcosa, i contatti con Luigi Basile e con gli altri casalesi. Per esempio, una specie, non so, si doveva andare a dire qualche ambasciata a Casale di Principe, lui si appoggiava prima da un certo Mastro Paolo che faceva i segreti di Casa di Principe e lo portavano su a Luigi Basile oppure altri posti che stava all'epoca quando stava Bardellino in Italia. Andava, oppure non so, si doveva chiudere un lavoro a qualche parte che, non so, la ditta era di Casa di Principe o era amica di Bardellino, ci andava il Geppino Autorino. Ci spieghi un po' questo fatto dei lavori? Beh, non so, una ditta che veniva a costruire, non so, al mio paese a Scafate, oppure a Piazzola di Nola, oppure un lavoro, non so dove sia, che comandavano loro, il gruppo Alfiere, anche noi, non so, si rivolgevano, si andava a firmare questo cantiere, si rivolgevano, non so, a qualcuno, e questa persona, non so, per esempio, come Luigi Romano, come altre persone che andavano ad Alfiere, diceva, vedete, così e così è successo questo. Allora, loro che sapevano, venivano a sapere che era amico di Bardellino, si rivolgevano a Bardellino, oppure se ci stava Luigi Basile, se ci stava altre persone, a Casale, quando non c'era Tonino Bardellino. Quando si trattava dei lavori grossi? Sì, dei lavori grossi. Le ha mai fatto questa attività? Ma mai, signor Presidente, soprattutto cosa mondata da queste persone. Passando alla strage di Torre Annunziata, lei ne ha parlato ampiamente. Sì, la spiego tutto, oppure... No, lei ha detto che a Torino guidava il pullman, sì, guidavo... su cui c'era la scritta gita turistica. Sì. E vi recaste lì con il pullman. Sì. Conferma queste cose? Sì, conferma sempre, dottor Presidente. E vi ricordi anche che ruolo avrebbe svolto a Torino in questa fase? A Torino ha svolto il ruolo di guidare il pullman da Cascone Alfonso fino al centro di Torre Annunziata, dove è successo la strage di Torre Annunziata. Lui aveva il compito non di sparare, di guidare il pullman dopo fatto la quadra, doveva bruciare il pullman. Questo era il compito di Geppino Autorino nella strage di Torre Annunziata. Noi altri dovevamo sparare perché conoscevamo le vittime. Poi l'ha bruciato il pullman? Il pullman non è riuscito a bruciare perché è successo un po' di confusione, una confusione enorme. Insomma è successa una confusione troppo enorme, che hanno sparato a me, sono rimasto ferito io, chi è fuggito da una parte, chi è fuggito da un'altra parte, e l'autobus non è riuscito a bruciarlo, non so il motivo preciso. Quando siete scappati chi si è allontanato da lì? Quando siamo scappati, chi si è allontanato da dove? Dal locale nel quale avvenne la strage. Dove ci siamo? Lei con chi se n'è andato?
A dove siamo stati? A Piazzolla di Nola, a casa di Francesco Mauro. Siete andati via tutti insieme? Sì, io ho fatto un centinaio di metri a correre, a scappare, poi ho salito in macchina e non ho capito più nulla. Poi mi ho svegliato da Francesco Mauro, che non capivo ancora tanto bene. Lei che cosa da dire? Io non ho da dire niente, perché penso che il colpo che abbia avuto, al che lo sta a citare adesso, no? Forse gli ha cimemorata la memoria a dire queste cose, perché io ho un alibi di questo fatto. Alle costole l'ha presa. Io non lo so, lo sa lui, lo sa lui. Lei che ne sa che ha avuto un colpo? Lo sta a dire lui adesso che è stato colpito, no? Prima lo sapeva. Entrò. Dottore, posso? Scusate. Signor Presidente, io ho un alibi, già ve l'ho detto. A lei risulta che a Torino si trovava in villeggiatura con la famiglia all'isola d'Elba, quindi non c'era quando è successo la strage? Sì, no, e quindi non c'era nella zona. Lui si è interessato anche dei medici di Piazzolla di Nola, lui è Giuseppe Ruoc. Spieghi bene. I medici di Piazzolla di Nola si hanno impegnati a trovare dei medici, sono venuti 5-6 medici di Piazzolla di Nola, si è impegnato sia a Torino Giuseppe, sia Peppe Ruoc e sia Alfieri. Prima che lei si ricoverasse? Sì, io mi ho ricoverato dopo parecchio tempo. Sono andato a prendere questi medici e questi medici non se l'hanno sentita di curarmi, e in secondo momento Geppino Autorino, Peppe Ruocca, Angelo Moccio si sono impegnati di andare a trovare l'ingegnere Sala, quello che è morto di Salerno, per trovare il dottor Cesarano, che stava in villeggiatura a quell'epoca, perché era il mese di agosto, il 26 agosto 84. Si hanno impegnato loro, anzi sono andate anche lei era ferito nel frattempo, sì, ferito. Come sa che si è interessato proprio a Torino con altri di andare sì, a trovare i medici? Lì, andavano e venivano da Francesco Mauro, salivano ogni 2-3 mesi, non so, andavano a prendere un medico, veniva, non se la sentiva di curare, andavano a prendere un altro medico e non se la sentiva. Poi loro si sono rivolte, perché non hanno trovato l'ingegner Sale, si sono rivolte a Tonino Bardellino di Casal di Principe, e Tonino Bardellino di Casal di Principe mi ha mandato un suo medico. Non so che sia andato Angelo Moccia, lui e se non sbaglio Tonino Di Matteo, a prendere questo medico. Cioè a Torino e Tonino Di Matteo si interessavano di trovare questi medici? Sì, sì, sì. E lei li vedeva salire a casa di Mauro? Io sono stato a casa di Francesco Mauro solo la domenica, poi la domenica sera mi hanno spostato a San Vitaliano. Eppure a San Vitaliano sono venuti? San Vitaliano è venuto il dottor Cesarano, Pasquale Cesarano. È Chi l'ha portato questo dottore? Ingegner Sale. Li state a ringraziare questi medici che dite voi? Sì. Signor Presidente, io non so nulla di questa cosa. Lo sa che fu ferito? Lei lo sa che come fu ferito? Ma no, l'ha detto lui poco anzi, ma non lo so. Vabbè. Lei ha parlato pure degli omicidi dei fratelli Rossanova, dei fratelli Abbagnale. Sì. Lei ha partecipato a questi sì. atti delittuosi? Sì. Ha detto che c'era anche a Torino? Sì. Lo conferma? Sì. Gli vuole ricordare che ruolo avrebbe svolto? Io che ruolo ho svolto a Torino? A Torino ho svolto il ruolo da esecutore. Quale cosa è stato detto? Fratelli Rossanova. Cioè che cosa ha fatto? Ha sparato, signor Presidente. E per l'omicidio degli Abbagnale? La stessa cosa. Siete andati in un gruppo? Eravamo 3 in macchina, signor Presidente. E li avete fermati? Com'è andata? No, io stavo in prima fila, io Cesarano Ferdinando e Lailo Costantino, e venivano, non so, l'ho incontrata, che venivano di faccia a me, e l'ho cominciato a sparare io e il Cesarano Ferdinando. E poi in secondo momento venivano altre macchine, come la macchina che allora, Autorino Giuseppe, che veniva con una Fiat Uno, e ha sparato anche lui, che stava con Pierino Pianese, e Russo Salvatore. Invece l'altro omicidio di cui abbiamo parlato, dei fratelli Rossanova, come fu la sequenza? Il fratello Rossanova la stessa dinamica, non so, stavano loro scendevano dalla loro proprietà, un palazzo a San Antonio Abate, sono scesi e sono andati vicino a una gioielleria che era un parente di Rossanova. Loro stavano fermi lì, noi ci hanno chiamato tramite radio e non siamo andati vicino alla gioielleria, abbiamo sparato, che lui è fuggito, Gigino Rossanova è fuggito dentro un negozio e siamo corsi appresso a finirlo. Io, Torino, Sepe Marzio,
Gigino Davino, Lailo Costantino, Gaudino Agostino, Giuseppe Porpora. Lei che cosa ha da dire su questi due fatti? Signor Presidente, ho accennato che Sepe Marzio l'ho visto una sola volta, ecco, e non poteva stare in questa situazione insieme a me, diciamo. Ciò dico che sono innocente in queste cose. Quindi non c'era con queste persone? Ma no, no. Conosceva i fratelli Rosanova di nome, no, i fratelli Abbagnale? Non li conosceva. Non sapeva, non sapeva chi erano? Ma no. Come faccia? Lui dice che magari io avrei sparato a questo Luigi Rosanova, ma se non lo conosco come si fa a sparare? Senta, ma tutti questi omicidi erano preceduti da riunioni in cui decidevate? Non ho capito. Tutti questi omicidi sì, erano preceduti da riunioni in cui decidevate se farle, se non farle, come farle? Sì, sì, insieme al Fieri. E chi ci stava in queste riunioni? Un po' tutti noi del gruppo, signor Presidente. A Torino c'era? Sì, sì, quasi sempre in prima fila a Torino. In prima fila nell'esecuzione? E lui era il braccio destro di Alfino. E nelle riunioni c'era? Sì, come no. Senta, lei ha parlato pure di... Lei c'era a queste riunioni? No, signor Presidente. Senta, lei ha parlato pure di estorsioni e ha detto che a Torino avrebbe commesso delle estorsioni nella zona di Saviano, di Piazzolla, di San Vitaliano, di Marigliano. Sì. E ha detto talvolta anche ad Acerra e a Nola. Sì. E vuole spiegare un po' meglio? Va bene, ma io non so, a me non mi interessavano quelle cose lì, a quei paesi, ma ora io stavo tutti i giorni con Alfiero, con lui, allora sentivo parlare tramite Alfiero, non so che chiudevano queste stazioni, oppure si rivolgeva a Luigi Romano che si andavano a firmare queste cantine o cose, allora non so se andavano a chiudere queste stazioni, sia a Casa dei Principi, oppure li chiudeva con Luigi Romano o altri personaggi. Cioè questa attività la faceva in proprio o su mandato di Carmine Alfieri? Ma sempre su mandato di Carmine Alfieri. Lei che cosa... Ma, signor Presidente, queste sono sempre le solite cose che si dicono, sia Galasso magari che parlano di queste cose, al che io estorsione non è mai chiuso, la mia responsabilità già l'ho accennata a questa Corte, no? E gli ho detto che io sono il lotto, sono responsabile con Alfieri, l'estorsione mai, una volta sola sono andato a prendere delle rate da Maione e l'ho portata da Alfieri, diciamo. Questi soldi. Questo fatto delle estorsioni ne risulta per un episodio solo o per più episodi? Ma più episodi, ogni cosa che nasceva, un cantiere, una cosa, andavano loro perché comandavano loro e chiudevano tutte le estorsioni. Ah, chiudevano pure, non so, qualche lavoro grosso, non so come ne sto parlando con il magistrato, altri paesi. Senta, ma i rapporti a Torino Alfieri com'erano? Il rapporto con me? Fra loro due? Fra loro due erano buoni, buon rapporto stavo. A Torino prendeva ordini da Alfieri? Sì. Aveva rispetto per Alfieri? Sì. E seguiva gli ordini o... Seguì tutti gli ordini che diceva Carmine Alfieri. Quindi non ha mai contestato un ordine che gli è arrivato, che gli è stato dato? Penso di no. Lei seguiva qualsiasi tipo di ordine per Alfieri? Signor Presidente, a me non mi ha dato mai degli ordini, diciamo. Una sola volta mi ha detto fate mai cortesia, andate a prendere quei soldi da Maione. Sì, ecco. Il Tribunale non ha altro. Possiamo fare qualche precisazione? Ah, scusa. Lei parlò nella sua deposizione che fu invitata a fare il falso mentito. Sì. E poi invece lei dice di aver detto cose vere. Sì. E dice che tramite un avvocato questo invito le arrivò da Geppina Torino e da Marzio Sepe. È vero questo fatto? Io sono venuto dall'avvocato e mi ha detto il nome. L'avvocato sarebbe stato un intermediario. Sì. L'invito le sarebbe arrivato per interposta persona da Geppina Torino e Marzio Sepe. Sì. Cioè come, che cosa hanno detto? In che cosa consisteva questo messaggio? Invitarmi a fare il pentito, non so, per screditare Pasquale Galasso, quello che diceva Pasquale Galasso. E mi hanno invitato a fare, non so, a dire cose non vere. Io ho visto così, ho mandato a chiamare i magistrati, ho collaborato veramente. E lei che cosa disse quando ebbe questo invito?
all'avvocato. Io non ho risposto, l'avvocato non ci ha detto niente, sì, non ti preoccupare, va bene. Come infatti pure Laila queste cose stava correndo, penso che stava correndo. Lui quando ho fatto i confronti con Laila, visto che lo stavo accusando delle determinate cose, lui è rimasto. E mi ha detto anche lui, perché mi stai a dire le bugie, uomo? Le sa qualcosa di questo? Ma io dico che sono dei buoni alibi, loro vogliono fare i pentiti e poi magari addossano delle colpe altrui, diciamo a me che io magari... Ma per chi l'avrei mandato questi ambasciati? Penso tramite Loreto. Ma penso, se voi arrivate l'ambasciato... Ma io, l'avvocato veniva con Loreto, a me lo mandava Loreto. Ma se a Loreto io non lo conosco. Io ho mandato l'ambasciata a Loreto per farmi sì, questa. Voi eravate una cosa, caro oggi. Io? Con Loreto? Sì, con Loreto. Ma se non lo conosco a Loreto, va bene, non lo conosco. A Marzio Sepi, io ero latitante, signor Presidente, ma poi si nota delle cose che io me ne stavo andando all'estero, dove mi hanno arrestato. Non volevo sapere niente più, diciamo, di tutta questa cosa innocente che mi hanno addossato. Volevo cercare di scappare. Lei non aveva interesse a fargli dire cose false a Cuomo? Come? Lei non aveva interesse a fargli dire cose false a Cuomo? Logicamente non aveva interesse, perché io sono innocente, signor Presidente. Il Tribunale non ha altri argomenti da sottoporre al confronto. Se ci sono precisazioni possiamo fare, nell'ambito sempre delle dichiarazioni già rese. Brevissime. Cuomo ha riferito nel corso del confronto di essersi recato a casa di Autorino. Volevo che precisasse se quando si recava a casa di Autorino fosse solo o con familiari o altro. Ma a me che i familiari, io conosco la moglie, però la moglie quando noi parlavamo non c'era mai. Questo lo posso assicurare. La moglie di Autorino è stata sempre nella zona? Ma la moglie di Autorino so che faceva la bidella la maestra di scuola. E dove? Ma preciso non lo so, so che in Art Italia, preciso non lo so. Cuomo ha riferito anche che lui partecipava al gruppo di Alfieri come uomo di Pasquale Loreto, come clan di Scafatesi, e ha riferito di alcuni omicidi, ne ha parlato nel corso del confronto, in cui il gruppo degli Scafatesi ha partecipato agli omicidi che si commettevano in Nola, Poggio Vallesano, eccetera. Se può precisare Cuomo se omicidi commessi nella zona di Scafati, nel Salernitano, a Eboli, a Battivaglia, a Nocera, cioè di gruppi che erano di territori che erano controllati dai gruppi, dai gruppi salernitani confederati a Carmine Alfieri, se a questi omicidi nel Salernitano hanno partecipato anche uomini del clan Alfieri, chi ha partecipato come uomo del clan Alfieri negli omicidi fatti nel Salernitano? Mi dovrebbe anzitutto nominare quali omicidi, di quali omicidi si tratta e poi quali uomini del gruppo vi abbiano partecipato. Nelle deposizioni le aveva già riferito. Allora individuiamo di quali omicidi parliamo nel Salernitano. Soprattutto se è vero. L'omicidio nel Salernitano con Autorino, io ho commesso un omicidio all'83, e dovevamo uccidere il fratello di Salvatore Di Maio, un certo Tonino si chiama, poi è rimasta ammazzata un'altra persona insieme a io, Autorino. Per errore sì, l'hanno ucciso proprio Autorino, Giuseppe e Sepe Marzio, in bar ideale di Nocera Inferiore. E poi ha saputo come si chiamava questa persona? Sì, un tale Bucciottone. E come era sorto l'errore? Come? L'errore, come si è verificato? Ma l'errore perché all'epoca Sale, no che è un errore, Sale ingegnere, il Gine Citarelli ci indicavano che quella stava vicina ai Di Maio, che l'hanno ucciso, che stava sempre insieme a Tonino. Non è rimasto ucciso Tonino Di Maio, che è scappato, e hanno ammazzato il sudato Bucciottone. Perché stava insieme a lui? Sì. Quindi solo perché stava insieme sì. a lui? Sì. Poi? Poi altri omicidi con lui nel Salernitano, Autorino l'ha fatto ma con me no, ha fatto un altro omicidio, altri omicidi nel Saviano che stanno in fase di indagine, se posso dire, dico, non lo so. Vabbè, la domanda era solo se Autorino ha fatto omicidi anche fuori della zona sì, del Nolano. Sì, personalmente con me non l'ha fatto, però lo so che io stavo tutti i giorni con loro. No, solo personalmente con lei? No. Non ricordassi qualche altro omicidio ha fatto, per il momento non lo ricordo. Ma c'era sempre il mandato di Carmine Alfieri, sì. Oh, se può precisare meglio, quali erano i rapporti tra Pasquale Loreto, sì. che è il suo capo clan, diciamo, e Geppino Autorino e Alfieri?
Ma Pasquale Loreta, in che anno ci stiamo parlando? No, nel corso di questi anni, i rapporti quando che stavamo, quando stavamo noi fuori, io e Lailo, stavamo sempre noi dal filo, tutti i giorni, io e Lailo Costantino. Poi anche Loreta veniva, però quello che dicevamo con certe cose era meglio Lailo Costantino. All'interno di questa associazione, sì, il suo... Il ruolo di Pasquale Loreta? No, il suo livello... il livello suo, quello di Pasquale Loreta e quello di Geppino Autorino, c'era una gerarchia o stavate tutti sullo stesso livello? Ma no, Geppino Autorino di fronte a Loreto stava, non so, comandava Loreto, non so, quello che ci dicevamo noi faceva Loreto. Quindi Geppino Autorino stava a un livello più alto? Sì. Perché stava a un livello più alto? Non so, era sempre una persona fidata di Alfieri che stava già dall'inizio vicino al Alfieri. Va bene, non altre domande. Il confronto è concluso, si dato che non c'è stata una variazione rispetto alle posizioni già assunte dalle parti durante le originarie deposizioni. Pertanto Cuomo può andare via. Presidente, io vorrei che lei desse atto a verbale che Cuomo viene allontanato con la scorta, sì, in aula e, sì, che non ha, parte immediatamente senza avere contatto, sì, con nessun'altra persona. Si dato che alle ore 12.50 termina il confronto fra il Cuomo e la Torino e che la scorta si allontana dall'aula immediatamente dirigendosi al luogo di destinazione.